Salutami Cagliari, ciao. Ciao. Linea alla regia. Adesso il messaggio per chi ci ha seguito in diretta. Siamo per scoccare le 12 ore della prima giornata su due canali, quindi oggi abbiamo fatto una roba un po' particolare, ma sabato e domenica sarà uguale, con dei docenti che sono, come dire, al top del top di ogni materia. Però ogni volta io dico, mi raccomando, avete 12 minuti, state sul pezzo e portate veramente il cuore di quello che per voi è importante. Allora, per chiusura, come, per chiusura che è? Per chiudere questa prima giornata, ho detto non si poteva non chiudere in bellezza, e quindi ecco Pierluigi De Pascalis. Che... Buonasera, buonasera. Ben trovato, ben ritrovato. Sì, no, infatti mi trovi ancora... No, ma io mi sono fatto imbalsamare, quindi c'è un... sono sempre qua. Allora, Pierluigi De Pascalis intanto è tra i promotori, uno di quelli che dice, va bene Gianmario, dimmi quello che devo fare, lo faccio, mi piace l'idea, devo dire anche nel passato due volte era successo con altri due eventi in diretta durante il lockdown. È sempre un piacere. Non ti sei pentito, visto, non ti sei pentito. Vabbè. Assolutamente. Neanche io, vabbè. E lui come promotore, non è promotore Pierluigi, ma lui è fondatore di Non Solo Fitness. Abbiamo parlato prima della Issa, che è un'altra società storica nel mondo del fitness. Non Solo Fitness, lo stesso. Figurate che lui, quando l'aveva fondata, era biondo, con i capelli lunghi, insomma... Anche qui ce l'avevo, eh? Dappertutto, era proprio... eccetera. E Non Solo Fitness, adesso credo che aveva fatto decine di migliaia di corsi, personal trainer, eccetera, tutti questi anni. Quindi ne ha viste veramente tante, tante, tante. Però lui c'ha una cosa che a me è sempre piaciuta, che non ha mai smesso di imparare e quindi ha continuato sempre a guardare, a specializzarsi, a laurearsi, ha preso nutrizione, dice no, ma faccio anche psicologia, ma faccio anche quest'altra cosa. Io neanche nel 2027 ti raggiungerò però, eh. Vabbè, io siccome vedo che voi, come dire, stiamo facendo una maratona, ma c'è qualcuno che incalza. No, no, io ho detto neanche nel 2027. Ma perché non mi voglio far battere? Quindi la cosa bella è che io mi faccio stimolare da chi vuole vincere, però fino alla fine... Ragazzi, ce la giocheremo. Sull'area di psicologia credo che ormai mi stai superando, però credimi, ci tengo a quella laurea, quindi la farò. Ma oggi non parliamo di psicologia, parliamo di? Parliamo dell'organo della felicità, del resto ormai siamo in fascia protetta, quindi... Non volevo dirlo io, perché sennò poi dice, ma Gianmario che dici? Allora... Ragazzi, adesso siamo quasi in zona protetta, qualcuno ha visto, insomma, le cose, stiamo uscendo da questa cosa, e quindi Pierluigi De Pascalis fa questo finale in bellezza, dice l'organo della felicità, adesso pum, picco, dice tutti che taggano. Allora, intanto condividete e taggate Pierluigi De Pascalis sui social, fate le storie, eccetera, qui si parla di una cosa che... Adesso non so cosa state pensando alle voi. Ai primi 1000 tag manderemo anche la foto del nostro. Ti ricordi quando ci siamo fotografati assieme con l'organo della felicità? Ok, esatto. Le manderemo alla speranza di arrivare a 7-800. lui e Luigi ci sentiamo tra 12 minuti con le due domandine facili facili. Volentieri. A dopo. Ti ringrazio. Allora, io faccio partire il mio timer perché ho dei problemi con la sintesi. L'organo della felicità, parto dalla fine, così sciogliamo il dubbio e poi andiamo per ordine. Ci riferiamo naturalmente al microbiota intestinale. Perché? Perché il microbiota intestinale non fa altro che agevolare tra le mille funzioni, molte delle quali andremo a vedere, stimola anche il rilascio di serotonina andando a modulare quelle che sono le cellule enterocromaffine a livello intestinale, non rilascia soltanto serotonina ma anche altri neurotrasmettitori importanti come la dopamina, quindi non parliamo solo di
di felicità, ma parliamo anche di piacere, anche il GABA, quindi parliamo anche di una riduzione, una modulazione del dolore. Quindi in realtà il microbiota ha veramente svolge veramente molte funzioni, alcune delle quali, ripeto, le vedremo. Ma innanzitutto, che cos'è questo microbiota? Non sono altro che delle specie batteriche, quindi un gran numero di batteri che colonizzano l'essere umano. Ci colonizza un po' ovunque, quindi dalla pelle ad altri organi, ma in particolar modo a livello intestinale. Siamo sempre stati abituati a ritenere i microorganismi, e soprattutto in questo periodo, insomma, che siamo molto più attenti all'igiene, e i batteri in particolar modo, come dannosi. In realtà non sempre sono dannosi, perché con l'essere umano, per esempio, si instaura questo rapporto interessante di simbiosi cosiddetta mutualistica, cioè entrambi abbiamo dei vantaggi da questo tipo di convivenza di specie che sono tra loro comunque differenti. Non sempre la convivenza è pacifica, infatti talvolta con i batteri, e non soltanto con i batteri, con i microrganismi in genere, la convivenza diventa parassitaria, quindi ce n'è uno che se ne avvantaggia a discapito di un altro che invece purtroppo ha la peggio. Quando parliamo di specie batteriche, occorre considerare che noi abbiamo addirittura 10 volte il numero di cellule umane rappresentato dalle cellule batteriche. Oltre il 90% quindi dell'espressione umana è in realtà rappresentata proprio da questo tipo di cellule. Infatti ci sarebbe da chiedersi se poi l'essere umano a quale genere appartiene, visto che il 90%, ripeto, sono cellule di tipo batterico. Abbiamo, oltre che degli esponenti batterici, anche dei lieviti, dei funghi, dei virus addirittura. Tutti quanti questi microrganismi, però, la cosa importante è che siano tra loro in una condizione di equilibrio, perché fin tanto si trovano in equilibrio, quindi in una cosiddetta eubiosi, non si pongono problemi. Anzi, abbiamo una serie di vantaggi proprio dalla grande varietà, dall'espressione di questo mondo. I problemi cominciano a sorgere invece quando c'è un disequilibrio, quindi parliamo di disbiosi. La disbiosi è alla base di numerose possibili patologie che riguardano, per esempio, il sistema immunitario, o soprattutto hanno a che vedere con l'ambito infiammatorio, soprattutto malattie intestinali, ma non soltanto, anche di natura cardiocircolatoria, anche problematiche metaboliche come il diabete possono avere questo tipo di ripercussioni. Ogni soggetto ha una sua peculiarità, lo definiamo proprio fingerprint batterico. Pensate che anche a livello forense, ad esempio, viene studiato, perché è possibile riconoscere un individuo grazie a questa specificità, un po' come se fosse il DNA, un po' come se fosse l'impronta digitale del soggetto. Quindi siamo estremamente caratterizzati da una grande differenziazione in termini batterici. Anzi, ogni area che è colonizzata dai batteri è anche differente, ed è differente perché a seconda delle funzioni poi che svolge il tratto intestinale o il tratto gastrico avrà naturalmente una colonizzazione differente. Semmai quello che diventa pericoloso è quando vi è una migrazione da un'area ad un'altra, per esempio l'Escherichia coli, se dovesse migrare dalla zona intestinale al tratto genitourinario, potrebbe innescare delle serie infezioni anche con ricadute particolarmente gravi. Che funzioni svolge questo microbiota? Ne ha veramente tante. Ha per esempio una funzione metabolica, ci aiuta nella sintesi di prodotti importanti, quali possono essere per esempio la vitamina K, le vitamine del gruppo B, ma in particolar modo produce quelli che sono gli acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi a catena corta hanno una serie di funzioni importanti, perché per esempio limitano la possibilità per i patogeni di proliferare, sottraggono i batteri, chiamiamoli buoni, anche nutrimento a quelle che sono le specie patogene, ma soprattutto conservano quelle che sono le giunzioni strette. I nostri enterociti, le cellule intestinali, hanno queste giunzioni cosiddette strette, serrate, che non consentono l'attraversamento ad alcune sostanze tossiche, ma anche ad alcuni batteri, che potremmo, anche ad alcuni metalli pesanti, alcuni elementi che non dovremmo introdurre e che malgrado tutto con l'alimentazione naturalmente vengono introdotti, e ci difende dalla possibilità che invece arrivino a torrente ematico e quindi possano in qualche modo invadere l'intero organismo. Ha un ruolo anche trofico, perché i batteri intestinali aiutano anche la crescita del microcircolo intestinale, così come del sistema nervoso enterico, che è un sistema nervoso a parte, che è poi quello che governa anche il meccanismo di comunicazione, grazie alla serotonina, ma grazie anche a tutta quanta una serie di altri neurotrasmettitori. Per tramite del nervo vago è possibile che ci sia una comunicazione bidirezionale tra il settore intestinale e il cervello. Si influenzano reciprocamente, infatti per esempio gli stati d'ansia, le tensioni hanno spesso poi una ripercussione a livello gastrointestinale, possono ripercuotersi con fenomeni di iperacidità, di stipsi, insomma fenomeni infiammatori.
è proprio grazie a questo meccanismo di comunicazione che correla queste due aree del corpo. Ancora il microbiota ha una funzione protettiva perché va a modulare, abbiamo detto, il sistema immunitario, anzi questo è un aspetto estremamente importante soprattutto nei bambini, che poi è la fase in cui si comincia a personalizzare il nostro corredo batterico, fin da bambini, ora vedremo qualche dettaglio in più, e quindi ci riesce a proteggere anche perché stimola in maniera efficace il sistema immunitario, anzi addirittura lo addestra. Noi parliamo di una funzione immunomodulatoria, perché i batteri, la complessità del mondo batterico non fa altro che fungere un po' da palestra per il nostro sistema immunitario, che riconosce sempre più specie e quindi evita poi di aggredire eventualmente elementi che non creerebbero problemi, creando poi l'insorgenza eventualmente di allergie, così come di malattie autoimmuni anche particolarmente gravi. Ma non soltanto, la produzione di questi metaboliti, per esempio il butirrato, per effetto del metabolismo di quelli che sono i residui alimentari, perché poi in buona sostanza il nostro microbiota si nutre dei residui della nostra alimentazione, creano anche un ambiente adeguato per l'assorbimento, per esempio, del ferro, del magnesio, quindi crea proprio un microambiente che agevola l'assimilazione dei micronutrienti. Ma anche quando parliamo di fitochimici, noi ne parliamo molto spesso, per esempio della quercetina, dell'epigallo catechina gallato, il resveratrolo, hanno certamente una funzione importante sul nostro organismo, ma grazie proprio al fatto che le specie batteriche sono in grado di partire da questi elementi per produrne degli altri, abbiamo degli altri metaboliti che sono metabolicamente attivi, probabilmente con funzioni ancora più interessanti. Abbiamo detto, le specie batteriche modulano nel corso della vita del soggetto fin dalla sua nascita. Pensate che anche la modalità con la quale il soggetto nasce crea una variabilità batterica differente. Per esempio, il parto naturale consente una colonizzazione prevalentemente da parte di lattobacilli, perché? Perché in sede vaginale, man mano che ci si avvicina al momento del parto, c'è una modificazione del microbiota e tende quindi ad acidificare maggiormente questa regione per evitare eventuali infezioni. Naturalmente nel transito, che è evidente durante la nascita, il soggetto viene colonizzato prevalentemente o prioritariamente da queste specie, piuttosto che invece nel parto cesareo da altri tipi di popolazioni batteriche appartenenti normalmente agli stafilococchi, che hanno evidentemente altre funzioni. Pensate che addirittura il parto cesareo espone maggiormente al rischio anche di stati di allergia, di intolleranza, addirittura la celiachia può essere correlata in maniera prioritaria. Infatti in alcune cliniche, nel caso di parto cesareo, c'è addirittura vengono prelevate delle secrezioni vaginali che vengono passate sul volto del nascituro proprio per migliorare la colonizzazione batterica. L'alimentazione naturalmente incide moltissimo, oltre ad altri aspetti, perché anche l'invecchiamento naturalmente poi procede con le modifiche in termini batterici, ma mi volevo soffermare invece sulla alimentazione. L'alimentazione anche nel mondo del fitness purtroppo espone a una serie di problemi, perché si tende per via del desiderio di voler controllare sia l'apporto energetico ma anche i macronutrienti ad avere un'alimentazione piuttosto monotona. Questa alimentazione monotona non fa altro che ridurre la diversità nelle specie batteriche, e questo crea a cascata ancora una volta una serie di problemi, ma ce ne sono altri anche più gravi, perché per esempio un'alimentazione in cui noi eccediamo in termini di carni animali rispetto ai prodotti di tipo vegetale crea delle specie batteriche che poi a contatto con alcuni integratori di uso comune, come può essere la carnitina, vanno a incrementare la produzione di alcuni prodotti che sono estremamente rischiosi, come per esempio l'ossido di trimetilammina. L'ossido di trimetilammina ha degli effetti negativi sul sistema cardiocircolatorio ed è un elemento addirittura che, a prescindere da altri prodotti, può creare una situazione, ripeto, a rischio, come può essere l'infarto. Pensate che è un marker prognostico di mortalità a 5 anni, per cui l'alimentazione incide poi su tutta quanta una serie di altri elementi a cascata. Ma lo stesso accade, per esempio, se noi facciamo proliferare le specie che sono bile resistenti, che quindi adottano anche i sali biliari come substrato per la loro crescita, possono produrre altri tipi di metaboliti che poi possono avere delle ripercussioni negative, per esempio in termini di cancro epatico. Quindi l'alimentazione è un elemento realmente importante, determinante, così come per esempio anche l'impiego di alcuni farmaci. Noi le condizioni prevalenti di disbiosi
quindi di perdita dell'equilibrio, sono riconducibili all'impiego di alcuni farmaci. In particolar modo gli antibiotici possono dar luogo ad una disbiosi acuta, ma altri tipi di farmaci, soprattutto gli antiacidi, quelli che vengono conosciuti come inibitori di pompa protonica, poi possono creare invece una disbiosi cronica che magari all'inizio non dà una sintomatologia chiara ed evidente, ma nel lungo periodo invece può creare sicuramente delle situazioni molto più gravi, che vanno dal decadimento cognitivo a stati infiammatori cronici. In alcuni casi addirittura si adotta, pensate, il trapianto di microbiota fecale, quando la situazione è talmente compromessa, nel caso ad esempio del morbo di Crohn o altre situazioni intestinali gravose, non si riesce a trattarlo diversamente. Come lo dovremmo trattare invece il nostro microbiota? Beh, per esempio l'introduzione di alimenti fermentati può dare una mano, ma anche l'introduzione di probiotici può dare una mano, quindi di integratori specifici, sebbene c'è insomma un alone un po' troppo suggestivo intorno ai yogurt e prodotti simili, perché poi in realtà questi batteri sono specie specifici, quindi non possiamo pensare che introducendo lo yogurt creeremo poi davvero delle colonie intestinali di tipo batterico che possono essere invece affini alla specie umana. Abbiamo vari tipi di integrazione che noi possiamo produrre, abbiamo i probiotici, abbiamo detto, ma abbiamo anche i prebiotici che agevolano invece la moltiplicazione delle specie batteriche, e abbiamo anche i simbiotici. Simbiotici con la N, non simbiotici, perché in questo caso non si tratta di lavorare in simbiosi, ma di fornire contemporaneamente l'uno e l'altro, ossia probiotici e prebiotici. Due ultime informazioni che magari sono anche nell'ambito delle curiosità: abbiamo anche i paraprobiotici, cioè dei prodotti che vengono termicamente trattati in modo da disattivare le specie batteriche, e un po' ricalcano quello che accade anche con i vaccini, no? Che a volte inoculano delle specie batteriche non attive, che non possono creare problemi. È stato visto che alcuni di questi hanno un'efficacia immunomodulante ancora più importante. Visto, e poi chiudo, così sono nei 12 minuti, ho messo il timer appositamente, abbiamo addirittura degli psicobiotici, cioè degli integratori di probiotici che riescono a modulare con la loro produzione quello che è poi proprio l'aspetto emotivo del soggetto. Quindi buona felicità a tutti, ma attenti a quello che mangiate. Beh, allora, intanto il tuo intervento era di 48 minuti, solo che tu vai a velocità tripla, infatti adesso io me lo devo scaricare, rallentare la velocità e capire tante cose che le hai dette, e dicevo, aspetta, no, perché veramente... Me lo dicevano anche le mie ex, sei troppo veloce quando parli. A proposito di organo della felicità, che poi purtroppo abbiamo capito che non era quello che molti hanno detto, oddio, cosa ci sta dicendo? No, ok. Allora, una cosa bella di Pierluigi, che è così, è fatto così, cioè lui mi dici questo, no, ma volevo dire, ok, di quello, e parla, infatti veramente sei un libro aperto, così come troppo tutti i tuoi... Buono. Tutti i tuoi che hai dietro, che quelli sono chiusi, ma tu sei aperto veramente. Allora, troppo buono davvero. Siccome hai detto tutte cose difficili, ti voglio fare una domanda facile, no? Magari molte volte capita, a me capita, tra amici, non clienti, ma sono così con i tuoi amici, no? Quel tuo amico o amica molto sregolati, no? Di quelli che mangiano proprio, dici, ma veramente, no, ma io, perché questo è buono, sì, vabbè, ma tutti i giorni così, sì. Ma tanto poi prendo questo. Dici, allora, vorrei che ce lo dicessi tu, perché effettivamente molte, tu l'hai anche un po' accennato. C'è un mercato del business, degli integratori, che molte volte sono utili, eccetera, però poi alla fine, se uno c'ha una vita così sregolata, il microbiota è da tutt'altra parte, quanto possono incidere le singole cose, o il singolo yogurt, o le singole cose? Tendenzialmente zero, nel senso che veramente i nostri stili di vita, anche se noi mangiamo per esempio correttamente, ci sono degli studi specifici che rivelano come essere però attivi, fisicamente attivi, modula ulteriormente, migliora ulteriormente quelli che sono gli aspetti, anche perché lo stato d'animo con il quale noi affrontiamo le cose, anche semplicemente quelli che a prescindere dall'integratore, che ripeto in questi casi lascia il tempo che trova se poi tutto quanto il resto non è corretto, anche perché se per esempio noi non abbiamo alcune specie batteriche, non è che l'integratore le crea to cure. Ma se poi io affronto, ripeto, come molti fanno, anche l'attività fisica con una condizione stressante, no? Punitiva, ho mangiato e quindi mi devo allenare, come per andare a compensare, che poi è tipico dei disturbi del comportamento alimentare, tra parentesi, questo non ha un'incidenza positiva sullo stato emotivo. Quindi noi stiamo facendo del nostro meglio per migliorare
un aspetto, ma lo stiamo aggravando già da qualche altra parte in maniera anche peggiore. Quindi sì, hai perfettamente ragione, se vi agganciate esclusivamente ad un integratore non uscirete mai. E quindi purtroppo bisogna ristrutturare un po' tutto, che poi non è solo l'alimentazione, è anche contemporaneamente la vita attiva fatta bene, e poi alla fine uno dice, ah no, ma sai, è troppo complicato, è meglio questa cosa. Vabbè. Ma questa cosa magica non c'è. Allora, prima di lasciarti, vorrei ritornare sul fatto che sei promotore, tu hai segnalato dei professionisti che lavorano con te, vorrei che me li presentassi velocemente. Certamente, allora saranno con noi, con voi, con chi ha il piacere di ascoltarci, domani e dopodomani, e si tratta di Gianluca De Giorgi, che farà invece un approfondimento sull'allenamento, sotto diversi punti di vista. Lui è laureato in scienze motorie, la dottoressa Greta Tausani, anche lei laureata in scienze motorie, e che ci parlerà dell'attività fisica in relazione alla fibrosi cistica, e in ultimo, non per importanza naturalmente, Diego Campaci, che oltre che essere laureato in scienze motorie, è anche lui un biologo nutrizionista, che parlerà soprattutto dell'attività fisica in relazione con il cancro, quindi argomenti molto seri, molto più seri di quelli che invece ho trattato io probabilmente. Beh, insomma, vabbè. Dove ti possono trovare? Non solo fitness, l'azienda che tu hai fondato, quindi c'hai canali, corsi, eccetera. Certamente, eccetera. Non solo fitness, basta cercarla, idem col mio nome e cognome, siamo presenti entrambi su tutti i social, quindi spammiamo. Oh, anche tu hai invaso tutti i canali social, ormai sei dentro in tutti i canali con tutti i tuoi video, le pillole, i podcast, le interviste di qua, ogni tanto mi arriva una notifica, Pierluigi in diretta qua, no, di qua, sei ovunque. C'è il dono dell'ubiquità, e va bene. Pierluigi, grazie davvero, grazie anche direttamente dal Coni Sardegna, al segretario Stefano Meisu, che ti aveva già apprezzato per il tuo webinar che avevi fatto sull'ortoressia un mese fa, ha detto ma lui è quello dell'ortoressia, me lo ricordo. Io che ringrazio te, l'organizzazione, la Sardegna, che io lo dovrei ringraziare più e più volte, noi sappiamo perché, quindi sono veramente grato a questa regione anche per questa ennesima opportunità che è veramente straordinaria, ovviamente grazie al tuo lavoro. Vabbè, e poi i contenuti fanno la differenza, i contenuti siete voi, quindi ovviamente grazie a voi. Bene, siamo arrivati a 12 ore e 6 minuti con Pierluigi De Pascalis, che anche lui c'era tutte le 12 ore a guardare, quindi grazie a te per questa ennesima maratona che comunque domani e dopodomani si ripete. Grazie ancora, a domani, ciao Pierluigi. Grazie. Linea alla regia tra un attimo. Noi abbiamo concluso quindi questa prima giornata, 12 ore e 6 minuti in questo momento. Ci vediamo domani mattina alle ore 8, dalle 8 alle 9 attività pratica, quindi attenzione, sabato mattina, wow, vi facciamo conoscere qualcosa di bello dai migliori personal trainer online che abbiamo selezionato. Stamattina siamo partiti con un prodotto made in Sardegna, Luca Frau, domani sono altri due professionisti e poi dalle 9 inizia Daniele Monterosi con tutta una serie di attività, dalle 10 il primo speaker che sarà Fabrizio Olla in collegamento da Milano e poi via fino alle 20 di domani sera. Tutti i collegamenti, il programma, i dettagli, mensfit.it. A tutti buona serata, grazie alla Carsalmaz che sono i tecnici che hanno fatto un lavoro straordinario risolvendo tutti i problemi che io ho creato e loro li hanno risolti, ci siamo messi d'accordo così, ma insomma davvero una giornata fantastica. A domani mattina ore 8 qui. Ciao.